Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sonatok e finalmente riesco a riprendere Konosuba. Non sapete quanto volevo continuare questo titolo, soprattutto perché il primo video ha fatto discrete visualizzazioni, ma prima di continuare questa avventura voglio parlarvi di una cosa particolare che è avvenuta con il primo video. Ecco, per la prima volta, come starete vedendo in editing, sto citando degli altri YouTuber. Tra l'altro, fra i miei preferiti, i Paossio. Ragazzi, chi conosce questa storia sa naturalmente a cosa mi sto riferendo, ma è un qualcosa che mi ha fatto ridere, perché il primo video di questa serie ha avuto numerose visualizzazioni da Google. Probabilmente perché hanno cercato il nome del titolo, per sbaglio, credo, fatto per la prima volta un titolo clickbait all'interno di questo canale. Che strano. Fa davvero strano, quindi benvenuto tu che stai vedendo il video qui di notte cercando un qualcosa che evidentemente questo gioco non potrà darti, perché sono solo immagini vagamente erotiche. Detto questo, rieccoci naturalmente su Konosuba. Mea culpa, ragazzi, ho recuperato tutto l'anime, tranne l'episodio spin-off di Megumi. Ci ho provato, però davvero non è per le mie corde, è un qualcosa che mi ha annoiato più o meno all'inizio. Quindi, tralasciando l'episodio speciale di Megumi, ho recuperato tutta la prima e la seconda stagione di Konosuba e i due OAV, se ricordo bene. L'ho adorato, esattamente come vi stavo dicendo nel primo episodio, è un'opera che va a rompere il canone degli isekai, facendo succedere un qualcosa di particolare ogni episodio. Naturalmente, il tutto viene esasperato da quello che il gioco vuole raccontare, e potete notarlo esattamente da dove mi ero fermato con la precedente partita. Non ho più toccato il titolo, ragazzi, quindi mi sono fermato semplicemente qui. Naturalmente mi sono fermato dal continuare perché una scena come questa dovevo viverla con voi, e ora che finalmente so tutto riguardo la storia, posso dire che queste rane giganti, tra l'altro, che rilasciano le nostre donzelle del gruppo, spesso ricoperti da un liquido appiccicoso. È un qualcosa che succede parecchio spesso, soprattutto nei primi episodi della prima stagione e poi più avanti nella seconda. Naturalmente, come lo stesso titolo di quest'opera ci dice, dobbiamo continuare a far vestire Darkness, Megumi e Aqua con i nostri vestiti, un qualcosa che desiderano, un qualcosa che il vestito stesso desidera all'interno dell'opera. Non ricordo più le meccaniche di gameplay, ricordo fosse un gestionale o un qualcosa del genere. Ora lo viviamo pian piano, ragazzi. No, tranquilla, sono rane di un basso livello in questo mondo, facili per il farming. Ora non so se sarà presente, spero di sì, ma uno dei miei episodi preferiti è quello contro lo slime. Ragazzi, ho adorato quell'episodio che, se non sbaglio, avviene nel secondo film speciale, quello che parla della città dei fedeli di acqua. Ecco, nel vedere un nemico così debole in quasi tutti gli RPG, lì così pompato, così potente, è un qualcosa che mi ha divertito e non poco, soprattutto per come il nostro protagonista ha deciso di sacrificarsi per la terza volta all'interno dell'opera per vincere contro questo nemico. Ora, non ricordo se nell'opera c'è effettivamente una parte in cui Darkness viene ingoiata da uno di questi rospi. Per quanto riguarda invece Aqua e Megumi, sono sicuro di sì. Oh no, sta iniziando a leccarmi con la sua lingua. Naturalmente qui si evince sempre il carattere di Darkness, questo suo piacere nell'essere sottomessa, nel subire determinati insulti e, perché no, determinati colpi da parte dei nemici. È un qualcosa che abbiamo notato benissimo nel primo episodio, anche con il vestito e il titolo del primo capitolo, La regina del sadismo, insomma. Sì, ok, ma perché non la stanno attaccando? Ed ecco riarrivare questo liquido appiccicoso, questa bava di
rospo. No, non credo, perché? Ha deciso di immolarsi, come sempre. Naturalmente, ragazzi, all'interno dell'opera, per quanto siano belli questi dialoghi e per quanto naturalmente il tutto sia superficiale e allo stesso tempo in linea con l'opera stessa, li taglierò nella maggior parte dei casi, mostrandovi solo le scene principali, o comunque quelle più divertenti. Perché sì, alla fine bisogna vivere l'opera, però per poterla rendere fruibile e più, per non dover creare tantissimi episodi, è meglio un po' sacrificare qualche dialogo. Addio, Darkness. Perché? Cosa disgustosa. Forse assisteremo alla quarta morte di Kazuma. Lui sì, che è capace di instaurare un rapporto genuino con le donne, soprattutto con la sua tecnica Steel. Tutto questo, ragazzi, ci tengo a dirvi che è avvenuto durante una semplice missione, quindi non una cosa di programmato, ma semplicemente per raccogliere i materiali. Ero andato in missione contro i rospi ed è venuto questo, esattamente come abbiamo visto nell'altro episodio per quella quest del cimitero. E questi sono i due abiti che dobbiamo costruire, Idol, Superbia, e Pure Doll. Ecco perché ero andato a cercare le rane, come vedete. E ci siamo quasi, in realtà. Quindi direi... sicuramente sono da fare tutti e due, ma questo riguarda Megumi. Lei, Pure Doll, davvero? Ma ci sono qui tantissimi altri che intendo sbloccare, però di alcuni, come vedete, mi manca proprio l'ingrediente. Di conseguenza suppongo che ci vorrà un po' più di tempo, o probabilmente sarà possibile farlo più avanti. Sono in grado di costruire questo costume, tra l'altro di infondere un materiale speciale in esso. Delle gomme da masticare. Proviamo. Con Yu Yu. Lei, ragazzi, è un'amica di Megumi. Fanno parte dello stesso clan e sono nemiche. Sulla carta, naturalmente. Nella realtà, lei è una ragazza che, ahimè, non ha tantissimi amici. Per quanto è molto forte. In questo gioco, anzi, in questa realtà più che altro, lei ha speso i suoi punti uniformemente, potenziando diverse magie. A differenza di Megumi, che come abbiamo visto sin dal primo episodio, e naturalmente per tutta l'opera, continua a utilizzare la sua Explosion. E certo, avrei dovuto dirlo con una voce un po' più bassa e più stridula, ma non ne sono capace. Caspita. Nella sua città natale, un qualcosa che naturalmente non è conosciuto all'interno di questo mondo, per quanto in questo ho ancora le idee un po' confuse su come funziona questa realtà parallela, perché noi sappiamo che vi sono diversi esseri che sono provenienti dalla loro realtà e che sono arrivati qui. Lo dimostra anche un personaggio all'interno dell'opera che conosce Acqua, per esempio, la Dia, che l'ha mandato in questo posto. Però non tutti i personaggi sembrano venire da un'altra realtà. Alcuni sembrano creati, esattamente come NPC, all'interno del titolo. In questo l'opera non è molto chiara, per quanto non è suo compito farlo, visto il suo tipo di humor. E naturalmente
per via della storia che racconta, che non vuole essere pesante, è più che altro ingenua e divertente. Sì. Avremo forse, esattamente come è successo per Megumi nell'episodio 1, una reazione positiva? Avrei preferito che iniziasse a raccontare dei suoi giorni in accademia, ma non credo che sia possibile. Più che altro dobbiamo capire o supporre cosa succederà a Kazuma una volta che avrà costretto Yu Yu a mettersi questo uniforme. E qui, naturalmente, quello che vi ho detto, lei non ha tanti amici. O meglio, non è consapevole, non ha consolidato i rapporti, per quanto è molto affermata all'interno del suo popolo, barra clan. Non vedo l'ora. Dittatore, ragazzi. Naturalmente, dovevo sospettarlo. Camicetta bianca uguale acqua. Non credo che sia un problema, Yun Yun, fidati. Kazuma non ha ancora detto nulla a riguardo, strano. No, non ha senso. No, non credo sulla tua faccia, mi spiace. Mi sento in colpa quasi come giocatore, ragazzi. Perché in questo caso non ci sarà una punizione giusta per Kazuma, purtroppo, in quanto è troppo buona. Sì, il Giappone, questo luogo misterioso per molte di loro. Eppure abbiamo trovato all'interno di questo mondo più volte oggetti che hanno a che fare con il Giappone, soprattutto per un avventuriero barra scienziato particolare. Come è stato definito anche da Aqua nel primo episodio, un nit. Tutte persone che lui ha cercato di allontanare. Fantastico. Peccato che non ci sia una scena animata. È troppo strano. Mm-hmm.
tecnicamente, come protagonista, siamo praticamente così ora appiccicati a lei. Ci vediamo alla creazione del prossimo abito. Mancano solo 8 giorni, ragazzi, ma sono riuscito a creare un vestito, quello di Megumi. Ora, credo che in realtà siano da completare entrambi, ma non riesco a capire come sbloccare l'ultimo materiale che è presente nel negozio, come qui vedete. Forse vi è una missione speciale, perché comunque in stock viene segnato come 0 e abbiamo solo 6 giorni, quindi probabilmente dobbiamo sbloccare un qualche tipo di interazione che poi ci darà la possibilità di acquistarlo. Per ora però creiamo questo. Il secondo abito di Megumi, fatto con pelle di rana, artigli e fiori. È traumatizzata, poverina. Ma non sentirti in soggezione, ognuno ha quello che ha. Questi due personaggi non li ricordo. Ah sì, giusto, sono i suoi amici. Con loro, ragazzi, ci sono state più avventure in una specie di casa del piacere all'interno di quel mondo, dove naturalmente non vi è nulla di sbagliato, perché tutto quanto si fa semplicemente nei sogni, con le succubi. Un luogo in cui più volte Kazuma si ritrova, addirittura a un abbonamento, con tanto di buoni speciali. Incredibile. Già, ci sono tante persone, ma esattamente come tu più volte riesci a mostrare la tua spettacolare magia e la tua forza, in questo caso devi provare quest'abito, perché ci è stato commissionato, come abbiamo visto. Potrebbe metterla sotto il punto di vista di una nuova sfida, un qualcosa che loro e due continuano a fare, soprattutto da quanto Kazuma gli ha insegnato l'amore cinese sexy, in cui chi perde si leva un abito. Naturalmente per il suo diletto, ragazzi. Ecco, naturalmente, degli insulti che Darkness gradirebbe più che volentieri. Oh, poverina. Probabilmente dovresti provare a indossarlo. Già, lei. Abbiamo colpito il suo orgoglio. Ok, proviamo, ragazzi, vediamo cosa ci risponde. Tecnicamente lei è la ragazza con cui Kazuma trascorre più tempo, soprattutto per i suoi allenamenti quotidiani contro il castello. È un manipolatore nato, ragazzi.
Dai, le sta benissimo. Little lady is here. Ecco perché aveva a che fare con il mondo delle idol. È per questo che va amata quest'opera, per momenti del genere, ragazzi, esasperati, naturalmente, che lasciano quella piccola illusione a chi guarda l'opera di un qualcosa che potrebbe avvenire e che naturalmente non avviene mai all'interno di opere come queste, però comunque vi è quella parte divertente. E il tutto trattato in questo modo viene così tanto esasperato che fa il giro e non è più una cosa cattiva. Il vedere Kazuma, per esempio, continuamente denigrare le ragazze è così esasperato che naturalmente ci si rende conto che non è una cosa reale, che serve semplicemente a esagerare questo mondo, a esagerare il suo carattere e quello che vuole esprimere naturalmente. Il tutto poi diventa ancora più chiaro se si pensa che quest'opera sta criticando opere come uno Sword Art Online, creato con parametri così rigidi da essere il gioco di ruolo per eccellenza. Invece qui vi è tutto questo, questa esagerazione del gioco di ruolo, delle ragazze in esso e naturalmente di un protagonista totalmente inadatto a compiere questo ruolo, se non in momenti particolari in cui spera di fare l'eroe, in cui ci riesce, ma in cui è più che altro la fortuna a fargli superare qualsiasi ostacolo, parametro che più volte l'ha aiutato all'interno dell'opera. Sei un'ispirazione, ragazza piatta. Sì, dai, è davvero bello per il personaggio. Non ha a che fare molto con la sua magia esplosiva e il suo essere mago cremisi, però ci sta. Mi piace che vi è sempre questa specifica. My shining star. Ecco, capite? Questa qua dovrebbe essere un'offesa continua nei confronti del personaggio, ma in questo caso è stupida, capite? Oh no, questa musica. Ok. Che danni abbiamo fatto? Non credo. Sì, ti hanno trattato letteralmente come la loro stella splendente. Dovremmo scoprire ora se vi è la possibilità anche di continuare con il secondo abito per quanto riguarda la maledizione che abbiamo visto. Credo di sì. Bisogna vedere dopo il gioco come continuerà per i vari capitoli, ragazzi, perché esattamente come nell'opera originale, qui vi è sempre quella guardia che irrompe in casa nostra con qualche tipo di accusa, con un qualcosa che noi dobbiamo svolgere per forza. Bisogna vedere se nell'effettivo sarà sempre così, se si verrà a delineare una storia diversa. Anche solo il fatto che sia tu, Acqua, a proporlo mi fa paura. Se deve interessare tutte le ragazze almeno principali dell'opera, vuol dire che restano almeno altri due capitoli. Probabilmente. Bocci o amayakasu to tsukeagarimasu.
ma credo che naturalmente il titolo si spingerà oltre, dando naturalmente in pasto a noi giocatori anche abiti per le ragazze da contorno all'interno dell'opera. Quindi mi aspetto una Wiz, mi aspetto una Yunyu parte 2 e mi aspetto naturalmente anche la ragazza gatto amica di Megumi. Sì, infatti va ancora creato. Io però spero che in tutto questo ci sia la possibilità di continuare con gli abiti secondari all'interno delle future missioni, perché non è un qualcosa che voglio perdermi. E guardate quanti ce ne sono, ragazzi, sono tantissimi. E allora questo, ok? Beh, devo scoprire a cosa porta. Prendiamole. L'infermiera, io non so cosa aspettarmi. Non so cosa aspettarmi, davvero. Poi perché acqua? Lo scopriremo. Probabilmente è meglio darsi da fare prima con la quest principale, anche perché ho solo una settimana. New item. Eccolo. E naturalmente non ho più i fondi necessari. Vendo un po' di quello che mi serve, ragazzi, e creiamo quest'abito. Giusto, all'interno dell'opera non si può vendere. Si può solo comprare. Sapete cosa significa? Game over. Perso. Esattamente come è successo nel primo episodio. Perfetto, me la sono meritata. Devo rivivere tutto, ragazzi. Ci vorrà un po'? Ma ci vediamo con il secondo abito. Rieccoci. Possibilità di acquistare e spesi abbastanza soldi, ragazzi, ma possiamo finalmente creare l'ultimo costume. Nell'ultimo giorno, ragazzi. Bisogna avere davvero una buona gestione delle risorse, perché comunque si spende tanto all'interno del titolo, in termini di giorni, facendo varie missioni che servono a prendere tutto quello che ci può servire per i vari vestiti. Quindi, ottima parte manageriale, mi piace. Infine, con i tanti giochi che ho portato all'interno di questo canale, mi è capitato davvero difficilmente di perdere, se non in giochi tipo Souls-like. E penso magari a un Taimisia, ragazzi. Questo ho perso due volte in due episodi differenti. Caspita. Dovremmo scegliere, ragazzi. Allora, io direi che Darkness e Megumi li abbiamo già visti abbastanza. E per quanto creda in realtà che quell'abito stia benissimo su Megumi, li abbiamo già fatto indossare Pure Doll, quindi io vorrei acqua per vederla, ma vado a gusti, ragazzi. Secondo me sta benissimo su di lei. Proprio perché non è il tuo stile, è quello che dovrebbe più piacerti. Punto. Vediamo. Your curiosity, certo, curiosity. Contaci. Ma in questo caso ho sbagliato la scelta o a priori da tutto va avanti il titolo facendomi scegliere tutte le opzioni disponibili? Perché non dipende da quanto siamo affiatati con quel personaggio, da quello che viviamo tra una scena e l'altra. Perché ragazzi, per esempio, quando vado in esplorazione in città, mi capita di avere incontri con i vari personaggi. Ok, probabilmente stava meglio a Megumi, ma ammetto. Ok. Sono un po' spaventato. Non credo che sia peggio del primo episodio, davvero. Lì si parlava addirittura di rimanere feriti in quell'esperienza e poi essere curati successivamente da acqua. E per quanto penso che sia una cosa che Kazuma farebbe più che volentieri, evitiamo. Yoshi.
Vai, rompi la tua relazione. Io ho paura che attacchi tutte le altre ragazze presenti nell'abitazione credendo alle sue ragazze. In questo momento starete vedendo un'immagine che distrugge tutto quello che sta dicendo. È totalmente l'opposto di Darkness, totalmente. Ritori. No, lui non riuscirebbe mai a resistere con una singola ragazza. È riuscita a battere la maledizione. Ok, abbiamo finito tutti i lavori che ci sono stati commissionati, quindi inizierà ora il capitolo 3. Come? Su poco con un Kazuma, Kazuma! Sì, immagino sia stato difficile. Sì. Ecco, a questi piccoli riferimenti serve nell'effettivo conoscere l'opera originale, però a priorità tutto è facilmente capibile, infatti ci spiegano comunque leggermente quello che è successo. E per chi non lo conoscesse, è il personaggio che vediamo all'interno del negozio di Wiz. E tra l'altro hanno anche fatto combattimenti fantastici insieme. Io spero che sia presente un qualcosa per Kazuma. Lo spero perché voglio vedere una scena in cui lui viene messo contro le altre ragazze, in cui lui deve difendersi da questa maledizione. È ingiusto che sia presente solo una versione femminile, per quanto lo capisco, il target del gioco è quello, però, perché no? Sarebbe tra l'altro molto, 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 molto ilare. Magari, appunto, tutte le ragazze alla fine che per salvarlo lo attaccano con una morte di Kazuma e poi conseguente resurrezione, come ben sappiamo, grazie ad Aqua e alla sua influenza sulle dee minori. Ma guarda un po'. Però questa volta ci sono anche delle scuse. Lei era un personaggio, ragazzi, che io non conoscevo perché, come avevo detto nel primo episodio, avevo letto solo il primo episodio del manga e non ricordavo bene se fosse presente o meno. È un personaggio davvero ricorrente all'interno dell'opera per via delle missioni e chissà se verrà coinvolta in tutto questo. Ancora. Indovina. Chissà se comunque sarà un cattivo quello finale, totalmente inventato e creato per l'opera o no? È molto probabile che sia così, ragazzi. Alla fine creare un qualcosa in questo mondo fantasy non è difficile. Soprattutto creare un cattivo magari su di giri per tutto quello che sta succedendo. Ora, ma davvero? Ciao,
Magari potremmo fare per lui altri abiti. Stiamo davvero continuando a lavorare più che sodo per poter creare questi abiti, sia in termini di lavoro fisico per i nostri personaggi e anche di missioni di ricerca, non. Ergo, bisogna lavorare. E dove dovremmo procurarci queste prove? Quindi quale sarebbe? Ok, sì, si potrebbe fare, ma come attirarlo? Magari creando altri vestiti, conoscendo l'opera, sì. Non credo che ci butteremo in una missione cambiando totalmente il gameplay all'improvviso, ragazzi. Per quanto un'esplorazione nelle varie missioni di caccia e non, potrebbe magari portarci più vicino a questo individuo che a quanto pare ce l'ha con il nostro gruppo. Fantastico, davvero, una piccola trama che davvero diverte, ne sono più entusiasta, perché vi è davvero l'amore dei creatori del titolo all'interno del gioco, ragazzi. Vi è un qualcuno che lo conosce, e per quanto naturalmente dare personalità a questi personaggi è più facile, magari, che in altri giochi, c'è da dire che non è facile riuscire a mantenere lo stesso livello di qualità con questo tipo di personaggi, con questo tipo di storia. E per quanto magari si può andare sul banale, vi è sempre quel qualcosa in più. Anche solo la ricompensa di vedere magari determinate ragazze che noi amiamo all'interno di quest'opera con dei vestiti particolari e la possibilità tra l'altro di cambiare waifu, permettetemi questo termine, da poter utilizzare per il nostro vestito, dà anche una rigiocabilità al titolo. E tra l'altro possiamo anche saltare tutto, ragazzi, come vedete. E anche in questo caso ho saltato tre dialoghi, ho perso nulla della storia, perché appunto vi è questa linearità, tratto banalità, che fa parte della stessa opera. Ci sta. Bisogna vedere cosa intende per gusto in questo. Vedete che cosa hanno creato, vi rendete conto? E sono solo illazioni. Grazie, Sena, per averci salvato da tutto questo, o comunque per essere dalla nostra parte, nonostante tutto. Naturalmente. Nuove missioni, quindi.
Ok, avrà a che fare con acqua. Buona sapersi. Grazie, Darkness. Ricordiamoci, una dea di rango superiore a quanto pare nel mondo delle divinità. Ok, vi è la possibilità di sbloccare gli abiti secondari, per fortuna, anche perché i materiali di certi ragazzi, come in questo caso, sono parecchio costosi, di conseguenza ci vuole tempo per fabbricarli, ma è un qualcosa che vivremo, ragazzi, non lasceremo nulla così al caso. E abbiamo naturalmente un abito solo per acqua, invece questo, sexy luxuria tra l'altro, ma ok, guardate l'effetto, non sto neanche qui a commentarlo. Ecco, per questo sicuramente ci vorrà del tempo, perché come nell'altro vi è la possibilità di avere questa sfera, a quanto pare, solo negli ultimi giorni. Quindi ok, mi do da fare per cercare alcuni di questi materiali, e naturalmente non ci riduciamo agli ultimi giorni, ragazzi, e ci vediamo con la prossima interazione. E poi ci salutiamo, perché comunque, per quanto editato in una maniera corposa questo episodio, penso sia durato abbastanza. Ho comprato qualcosa, ragazzi, ma guardate quanto si è sbloccato! E tutto questo si è sbloccato semplicemente per aver comprato un nuovo materiale. Guardate quanti abiti! E possiamo già fare uno, per fortuna. Però mi manca il microfono. Ok, no, di questo possiamo farlo. Pigiama party. L'ultima avventura che vivremo prima della chiusura di questo episodio. È già uscito un achievement e ha a che fare con... Oh no, ha a che fare con Sena. Ecco perché pigiama party. Perché? Cioè, anch'io rifiuterei, ragazzi, soprattutto se fosse Kazuma a domandarmelo, però... No, no, sbagliato. Rifiuta, salvati. Sena, rifiuta. Va bene così? Guardate quanto è leggero quest'abito. Si vede addirittura tutta la parte della coscia, anche da questo lato. Naturalmente, per fortuna, oserei dire, per il personaggio, questa parte è totalmente coperta, la parte del seno, però... Cosa siamo andati a creare? Recensione. Condivido. Sì, sta benissimo, ragazzi, ma naturalmente gli hanno tenuto anche gli occhiali. Guardate Kazuma, come si è accorto che sta arrossendo, avendoci anche detto infatti che si stesse imbarazzando, e ha continuato a fare complimenti. Parola più giusta non poteva dire, ragazzi.
ところだ。これはいつまで続くんですか？入眠の効果が確認できるまでですか？では、眠くなったら報告すればいいんですね。Non addormentarti qui, Sina. Davvero scappa. Vi rendete conto, ragazzi? Lui rimane lì a guardarla. Sì, sono solo effettivamente voci di corridoio. Nessuna ragazza che conosciamo è stata mai privata all'interno dell'opera delle sue mutandine grazie alle nostre abilità. E vi rendete conto quante parole sono presenti esplicite, fra molte virgolette, ragazzi, all'interno di questo gameplay? Wow! Hai ragione, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Mi sento anch'io, in questo momento in soggezione per lei. Grazie mille per essere stati con me e finalmente possiamo continuare con Osuba. Come vedete, sono episodi magari un po' più brevi, perché non vi è tantissimo di quello che voglio portare di tutta la parte narrativa all'interno dell'episodio completo. Molto viene tagliato, ma in fin dei conti i momenti da vivere sono momenti come questi, e non parlo naturalmente di momenti in cui il gioco ci mostra immagine di ragazza X barra ragazzo X, ma parlo di momenti in cui si vede il personaggio come è fatto, il personaggio fuori contesto, in quello in cui si nota in questo caso la maledizione di questa tavoletta che crea abiti. La prossima. Naturalmente io continuerò cercando di raccogliere il maggior numero di ingredienti per poter creare nuovi abiti, naturalmente con il fine di creare i principali all'interno della storia. Manca poco, penso che massimo due episodi finiremo questo titolo. Naturalmente non con tutte le immagini per ogni personaggio, ragazzi, ci vorrebbe troppo tempo, per quanto sicuramente si potrebbe ovviare a tutto salvando prima della scelta e poi ricaricando la partita, ma non è un qualcosa che voglio fare. In quest'opera va così, buona la prima, a seconda di quale personaggio decidiamo di volta in volta, e ti prego, gioco, cambia inquadratura, perché mi sento davvero in soggezione ormai. Sì, certo. E naturalmente abbiamo sbloccato un nuovo abito, tra molte virgolette.